Architetto Aimetti, tra i temi trattati durante Digital e BIM Italia c'è anche quello che riguarda la ricaduta di questa crescente digitalizzazione sulle professioni. Che cosa è emerso? L'evento di oggi era un evento molto importante perché metteva insieme innanzitutto tutte le esperienze comunitarie, c'era anche un rappresentante americano. Si è cercato di capire, ed è l'attività che il Consiglio nazionale fa, si è cercato di capire che cosa capiterà ai nostri colleghi, agli architetti, cioè il mondo digitale, la rivoluzione digitale, che è una rivoluzione, non è un'innovazione, sicuramente comporterà a tutti noi che facciamo questo mestiere di crescere in professionalità, e forse non solo, comporterà anche la necessità di unirsi, di mettersi insieme. La realtà italiana è una realtà caratterizzata da piccoli studi, questo può essere un valore o meno, questa realtà professionale non si adatta a un processo digitale. Il processo digitale è un processo condiviso, è un processo integrato. Quindi noi auspichiamo e cerchiamo di facilitare anche, non soltanto che questa transizione avvenga nel migliore dei modi, ma anche che gli architetti italiani imparino a guardarsi più in senso collaborativo, magari a fondare delle reti professionali, a stare insieme e ad affrontare questo che è il futuro, che è un futuro che è anche spaventoso, ma è anche interessante, aprirà a nuovi lavori, a nuove professionalità, e in questo senso dobbiamo viverlo. Quindi diciamo una spinta ad aggregarsi, una spinta a collaborare. Sicuramente gli studi italiani sono piccoli, ribadisco, questa è anche garanzia di una presenza sul territorio, di una qualità progettuale, però è vero che il processo digitale è per sua essenza un progetto integrato, un progetto condiviso. Io stamattina ho citato un urbanista americano, Weber, che sosteneva che con la digitalizzazione avremmo lavorato tutti da soli in punta a una montagna. In realtà nel nostro mestiere andrà esattamente in un'altra direzione. Dobbiamo imparare a stare insieme e dobbiamo imparare a condividere esperienze progettuali, a fare rete, a fare network. Invece, quanto è utile che ci sia un evento periodico come Digital BIM Italia per far sì che si avvii un confronto e anche delle riflessioni sullo stato della digitalizzazione delle costruzioni con il mondo delle professioni, delle committenze, delle imprese? Allora, io credo che sia importantissimo. Il Consiglio Nazionale Architetti e il Comitato Scientifico di BIM e Digital, quindi, ha sposato questa iniziativa fin dal primo momento. Il nostro ruolo, ma è un ruolo fondamentale, è uscito anche dagli interventi dei relatori stranieri, è quello di fare cultura del digitale. La cultura digitale è fondamentale, il passaggio dall'analogico al digitale è un passaggio anche culturale. Passare a un mondo di dati, a un mondo di numeri è un passaggio fondamentale. Gli eventi come questo servono ad aiutare a capire qual è la dinamica di questo passaggio. L'accento che diamo noi come categoria professionale, ed è un tema sul quale si divide un po' anche il mondo professionale, è quello che noi dobbiamo fare questo senza perdere la centralità del progetto. È vero che siamo piccoli, l'ho detto prima, dobbiamo aggregarci, è altrettanto vero che c'è un BIM anche per i piccoli, nel senso che il processo di BIM parte da qualunque livello. Gli architetti hanno paura un po' di perdere la centralità del progetto, secondo me la perdono nella misura in cui perdono questa scommessa digitale.